Esatto, questa emergenza sanitaria serena stimola anche la creatività, anche quella dei docenti. Allora, guarda che istituto meraviglioso e guarda che aule. Ci troviamo all'Istituto Tecnico Agrario Sereni, siamo con la preside Patrizia Marini. Allora, preside, spieghiamolo a chi ci sta vedendo da casa. Cioè, queste due che noi vediamo sono delle aule all'aperto per garantire la sicurezza. Esattamente, queste sono due delle sei aule che abbiamo montate per i nostri ragazzi per migliorare la sicurezza. Oltretutto abbiamo il tetto che è in via di rifacimento e quindi abbiamo delle aule in cui piove ed era impossibile fare attività. E quindi vi siete spostati qui. Ce le illustra? Noi ci andiamo con la telecamera. Qui ci sono i ragazzi Emanuele e Francesco che sono rimasti perché oggi finiva alle 12 la lezione, giusto? Esattamente, questi sono ragazzi del sesto anno perché noi abbiamo il corso enologico e stanno facendo in questi giorni la vendemmia. Sono a distanza di sicurezza dal docente che è qui presente, quindi a 2 metri di distanza si può non utilizzare la mascherina. Quindi se rimangono qui fuori non devono usare la mascherina. Qui vediamo i professori, anche loro. Esattamente, questi sono due giovanissimi docenti del corso enologico che, fatta la lezione all'esterno in azienda, sono venuti all'interno dei tendoni. Senta, oggi com'è andata, preside? È andata molto bene, molto meglio di quanto pensavamo. Devo dire che i ragazzi molto ordinatamente sono entrati dentro, tutti con le mascherine che gli sono state consegnate all'ingresso inviate dal Ministero, e ordinatamente hanno raggiunto le loro classi. Però è una scuola diversa. Serena, se tu vuoi, io volevo chiedere anche a loro, visto che ci ascoltano, no, Emanuele, questo è il tuo ultimo anno, quindi questa scuola tu l'hai vista da quando eri ragazzino, da 14 anni. Che effetto ti fa trovarla così diversa? Beh, è stata una cosa molto strana vederla così diversa, non potendo stare molto a contatto con i compagni e appunto con queste restrizioni. È stata una nuova scoperta. E poi speriamo che non piova, perché preside, se qua piove, insomma, dove si va a lezione? Se piove abbiamo l'alternativa, due grandi palestre che sono state abilitate per le lezioni nel caso in cui il tempo dovesse cambiare. Quindi preside, abbiamo il piano A, piano B e piano preside, C. Come piove per i ricevimenti? Sempre. Serena, come... posso far... Aspetta, ci ricolleghiamo. Che cosa mi volevi far vedere, Domenico? Perché diciamo piano B, no, è come per i matrimoni. Qui c'è l'altro quando ragazzo. Si fa una festa di matrimoni c'è sempre le nozze all'aperto e quelle al chiuso. Io mi permetto di ridere perché insomma... Esattamente, noi presidi in maniera molto flessibile con i nostri team è da giugno che lavoriamo su diversi piani perché dobbiamo in maniera flessibile affrontare tutte le difficoltà e quindi già il fatto di aver fatto tornare i nostri ragazzi è un grande successo. Brava. Adesso speriamo che presto ci arrivino tutti i docenti. Allora.